Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con la guida al platino di Dragon Ball Z Budokai HD Collection. In questo video cominceremo il New Game Plus di Tenzing. Quindi direi di cominciare subito. E scegliamo Tenzing. Allora, sì, per adesso lascio queste abilità così come sono. Direi di andare a recuperare subito il radar del drago e poi le sfere. E in questa saga Tenzing può recuperare due sfere del drago. Il radar si trova nella città dell'Ovest. Una sfera del drago si trova qui, più o meno a sud del ghiacciaio. Invece, vicino all'osservatorio del Supremo c'è la seconda sfera del drago. Poi andiamo a recuperare la tessera socio argento e si trova qui nelle montagne a nord. Eccola qui. Poi nel New Game Plus recupererò anche la tessera socio oro. Adesso andiamo a recuperare un po' di abilità, più o meno a nord della città dell'Ovest. La città dell'Ovest si trova qui. Andando un po' a nord da queste parti, ecco, c'è un'abilità per Tenzing. La Dodonpa. Questa, se non mi sbaglio, la trovate sempre qui. Poi andiamo vicino alle isole del Maestro Muten. Qui ci dovrebbe essere qualche abilità da raccogliere. Ah, qui ce n'è una. Dodonpa, un'altra. Questa invece era casuale. Poi andiamo più o meno in questo lago qui. Qui c'è un'abilità da raccogliere. Ah, questa è nuova, non ce l'avevamo. Invece qui vicino ci sono un po' di cose da fare. Qua, se non mi sbaglio, c'è un dialogo. Invece qua forse ci sono dei soldi da raccogliere. Sì. Io adesso ho fatto qualche giro per farmare i soldi. Infatti adesso ho raggiunto il limite massimo, che è di 990.000 zeni. Infatti oltre quella cifra non li raccoglie più. Poi c'è un altro dialogo da fare qui nella Kame House. Adesso andiamo a fare un livello extra nella foresta qui, più o meno a nord dell'osservatorio del Supremo. Incontreremo Krillin, che ci farà guadagnare un livello. Ottimo.
direi di aumentare questi tre qui. E a questo punto possiamo andare avanti, qui nell'osservatorio possiamo fare un altro livello. Buono. Allora aumentiamo questa statistica. Allora, adesso io farò così. Andrò a sconfiggere il Cyberman, poi Nappa e poi ci rivedremo nella saga degli androidi. Allora, eccoci qui. Andiamo a recuperare il radar del drago. E si trova... è più o meno qui, vicino alle montagne del nord. Eccolo qua. Qui possiamo recuperare tre sfere del drago. La prima si trova qui. Poi la seconda invece si trova qui. E poi l'ultima invece si trova dalle parti del ghiacciaio. Eccola qui. Poi andiamo a prendere qualche abilità. Nella Kame House ce n'è una. Qui c'è invece un'altra abilità da raccogliere. Invece se andiamo... invece se andiamo qui a Satan City c'è un dialogo. E poi qui vicino c'è anche un dialogo con gli Aozi. Dovrebbe essere più o meno... eccolo, è qui. ダメだ! 人造人間たちとの戦いにお前ではついていけない。まあ俺だって叶わないのは同じなんだけどな。だが俺は必ず生きて帰る。だから心配せずに避難している。分かった。 Andiamo vicino alla città centrale che ci dovrebbe essere un'abilità da raccogliere, eccola qui.
Adesso andiamo nell'osservatorio del Supremo, che qui c'è un'abilità per Tenzing e la potete trovare sempre qui. Allora, vediamo un po', voglio solo modificare un attimo le abilità. Ma togliamo queste un attimo, anzi togliamole tutte così le metto in ordine. Che posso mettere le abilità doppie adesso, così facciamo più danni. Ma magari forse è più utile questo. Così abbiamo aumentato l'attacco. Allora, adesso vicino all'obiettivo c'è un dialogo con Yanko che è un po' nascosto. Allora, qui c'è il prossimo obiettivo, invece, ecco qui. Su quest'isola qua c'è Yanko. Va bene, adesso possiamo andare a sconfiggere Cell. Dopo aver sconfitto Cell, prima di andare verso il prossimo obiettivo, c'è un nuovo dialogo qui, quest'isola qua, sempre con Yanko. Adesso potremo andare a sconfiggere Cell Junior e poi ci rivedremo nella saga di Majin Buu. Ottimo. Aumentiamo la CPU.
Allora, adesso qui nel New Game Plus, dopo aver sconfitto Super Boo, potremo affrontare un nuovo avversario. Però prima, per poter fare ciò, dovremo prima fare qualche dialogo con i vari personaggi. Infatti adesso è importante appunto completare tutti i dialoghi perché altrimenti non si potrà sbloccare questo nuovo avversario che si attiverà infatti subito dopo lo scontro con Super Boo. Perché senza fare questi dialoghi infatti non si attiverà e dopo lo scontro con Super Boo finireste l'universo del drago di Tenzing. Invece facendo i dialoghi potremmo continuare dopo lo scontro con Super Boo e appunto combattere un'ulteriore battaglia. Allora, prima di fare ciò, andiamo a recuperare subito il radar del drago, si trova qui nelle montagne a nord. Dovrebbe essere sempre questa zona qui, sì. Poi, nel deserto vicino al palazzo di Baba c'è una sfera del drago. E invece l'ultima si trova vicino alla città del nord. Adesso andiamo a recuperare qualche abilità. Vicino alla casa di Majin Buu c'è un'abilità, però è un po' nascosta perché si trova qui nella... Eccola, in questa foresta qui. Nell'isola del Maestro Muten ce n'è un'altra. Questa non ce l'avevamo. Poi andiamo nel palazzo di Baba che c'è un dialogo da fare. E sono importanti questi dialoghi appunto per poi poter affrontare un avversario dopo Super Boo. Nella città del sud c'è un dialogo con Lunch. E poi qui vicino c'è un altro dialogo con Yaozi e questo è molto importante perché sbloccherà appunto lo scontro dopo Super Boo. E poi un'ultima cosa da fare, nella città del nord c'è un ultimo dialogo, sempre con Yaozi. E a questo punto possiamo andare a sconfiggere Super Boo. E poi dopo lo scontro, appunto, la saga continuerà e non terminerà l'universo del drago, ma potremo continuare. やはり孫悟飯か。信じられん。
見違えたぞ。魔人ブーの代わりよりも驚いた。ちっ、鬱陶しい雑魚がまた増えやがったか。だが雑魚は所詮雑魚だ。 Ecco, adesso è molto forte questo Super Buu, perché è quello che ha assorbito Gotenks. Diciamo così, faccio subito l'impeto del drago. Ah, accidenti. No, non parte. Devo usare il succo fresco. No, mi ha fregato alla grande. Non me l'aspettavo. Mi è andata di lusso. Se partisse però l'impeto del drago. Ok. Vabbè. Vediamo se riesco a fargli. Non so se. Ok, forse ce la facciamo. No, dai. Ma era sul rosso. Una vera spina nel fianco. Double KO. Ah. Dovrò rifarla, va bene. Stavolta si fa sul serio. Eh no, stavolta non mi freghi. È andata bene una volta, non due. Proviamo a fargli subito il nuovo cannone. Ok. Stavolta ce la dobbiamo fare. Ottimo. Aumentiamo l'aura. Onore Zako no Majin Buu ga Goku tachi ni haya suu nen ka Heiwa ni natte kara toyu mono. Ecco, infatti adesso possiamo proseguire la saga di Tenzing, però prima di andare verso l'obiettivo rosso andrò a recuperare qualche abilità. Allora, qui nel ghiacciaio ce n'è una. Dovrebbe essere qua, l'avevo vista. E qui faccio sempre fatica a trovarle, che è tutto bianco. No, forse qua.
Poi adesso ci sono due nuovi dialoghi. Uno è nella casa di Goku. E prima bisogna venire qua, perché altrimenti non si sbloccherebbe l'altro. Poi adesso possiamo andare nella città dell'Ovest, qui c'è un altro dialogo. Va bene, adesso possiamo andare a sconfiggere l'avversario finale di Tenzing. E tanto le abilità direi che vanno bene. ついに俺が表舞台に立つ日が来た。行くぜ、天津飯。おう、来いヤムチャ。Infatti adesso dovremo affrontare Yanko qui nel torneo. Ovviamente possiamo anche buttarlo fuori volendo. Gli è andata male. Ottimo. Aumenterei la salute. これでお前が。友人ナンバー2だ。ああ、ありがとう、ヤムちゃん。で、ちょっと待て。ナンバー2なんだ。俺はやっぱりクリリンの下なの。地球人ナンバー2の称号をヤムチャから与えられた天津飯彼が地球人ナンバーワンの座をクリリンから奪い取る日はいつになるのだろうか。Allora, io adesso sbloccherò i ricordi di Tenshinhan e poi ricominceremo l'universo del drago di Tenshinhan e ripeterò tutto e andrò a recuperare di nuovo le sfere del drago e poi ci vedremo alla fine del video e sbloccherò poi anche l'abito misterioso. Per adesso sblocchiamo i ricordi di Tenshinhan. Allora, adesso ricomincio un attimo l'universo del drago e vi faccio vedere come ottenere la tessera socio-oro con Tenzing.
Allora, adesso siamo a livello 14 e per poter raccogliere la tessera socio-oro bisogna essere a livello 15. Possiamo salire di un livello qui, parlando con Krillin. Infatti adesso siamo arrivati a livello 15. Aumentiamo l'aura. E poi adesso possiamo raccogliere la tessera socio-oro che si trova qui. Adesso che siamo arrivati a livello 15 la possiamo raccogliere. Va bene, allora io adesso ripeterò tutte le cose che ho fatto nel New Game Plus e poi ci rivedremo alla fine del video e così potremo esprimere l'ultimo desiderio dal drago Shenron. Va bene, adesso direi che possiamo sbloccare l'abito misterioso. Con questo abbiamo completato l'universo del drago di Tenzing al 100%. Va bene, allora, io direi che mi posso fermare qui. Vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, e vi do appuntamento con il prossimo episodio di Dragon Ball Z Budokai 3. Alla prossima, ciao a tutti!